Con l'ultimo della serie di spettacoli dell'Opera dei Pupi per quanto riguarda Alcamo Estate 2022 si è quindi chiuso il palinsesto degli eventi estivi, siamo ormai quasi ad ottobre, comunque è un palinsesto che ha previsto vari appuntamenti fino al termine del mese di settembre e quindi oggi 28 settembre, ultimo appuntamento con l'Opera dei Pupi e quindi ne parliamo con i protagonisti. Abbiamo il principe sul partito, abbiamo il mistero, abbiamo Antrofane. Ma cosa facciamo noi soli, con pochi soldati? Maestà, maestà, non chiedetevi greco, non disperatevi. Ci sono io, Sacripante. Questa sera giunge a conclusione la serie di spettacoli dell'Opera dei Pupi ad Alcamo a cura di Salvatore Oliveri con il suo fido collaboratore Raffaello Longo. Un saluto a voi due che portate avanti la lunga tradizione dell'Associazione Culturale Gaspare Canino. Grande, grande tradizione che non soltanto alcamese, ma è una tradizione che reca lustro al patrimonio culturale siciliano. E dunque, maestro Salvatore Oliveri, maestro Puparo, che è instancabile, possiamo dirlo, e quest'estate avete portato avanti questi spettacoli qui al Castello dei Conti di Modica, nel centro storico di Alcamo. Che risposta avete avuto da parte del pubblico? Sì, intanto ti ringrazio di essere venuto. Sono contento di questi spettacoli, soprattutto perché sono venuti tanti bambini. Ogni mercoledì il teatro è stato meta di molti turisti e è meta anche di tanti alcamesi che sono venuti al Castello dei Conti di Modica ad assistere al mio spettacolo, ma a vedere anche il nostro vecchio maniero. Io, come dire, sto portando avanti questa tradizione che l'anno venturo saranno 200 anni, perché nel 1823 Alberto Canino, nonno di mio nonno, costruì il primo vero pupo siciliano e poi nel 1826 aprì il primo vero teatrino dell'Opera dei Pupi a Palermo. I suoi figli imparano l'arte e si trasferiscono nei paesi limitrofi. Uno si ferma a Partenico, si chiamava Antonino, Gaspar e Luigi viene a finire ad Alcamo e trova terreno fertile, perché a quei tempi non c'era niente come passare il tempo. Ogni sera il suo teatro era pieno in ogni ordine di posto e lui portava soprattutto in scena le gesta dei paladini di Francia, che appassionò il cuore della gente di allora. Da Luigi nascono 5 figlie, 4 femmine, 4 uomini e una donna, e tutti e 4 i maschi aiuteranno il padre nel lavoro del teatro dell'Opera dei Pupi, ma poi alla fine soltanto 2 faranno i pupari: Gaspare, mio nonno, che rimane ad Alcamo e lo sostituisce, e suo fratello Guglielmo, che va ad impiantare un teatrino dell'Opera dei Pupi a Sciacca. Dopo di Don Luigi, mio nonno lo sostituisce in pianta stabile, anche lui va avanti, non ha il figlio maschio che possa continuare questa tradizione. Intanto ci sono io piccolino, che sono sempre con lui nel suo teatro, cresco, divento il suo aiutante. Addirittura poi la sua vecchiaia, le malattie, lui non reggeva più il peso dei pupi, ho preso anche il suo posto, però lui dirigeva lo spettacolo e recitava la storia dei paladini di Francia. Poi con l'avvento delle modernità cinema e televisione, i pupari non hanno avuto più quel pubblico che li poteva sostenere. E anche ad Alcamo è successo questo. No, mio nonno vecchio e stanco,
e vende i suoi pupi, il suo meraviglioso teatro, compreso quel primo pupo che costruì suo nonno, al Museo Internazionale delle Marionette di Palermo, dove ne fanno sfoggio, dove sono ben esposti e dove quel primo pupo è visitato da una marea di gente. Sono felice che ho fatto ritornare queste tradizioni nella nostra Alcamo e fin tanto che ne avrò le forze continuerò. Ebbene, complimenti vivissimi anche a Raffaello Longo, che ha qualcosa da dirci anche per quanto riguarda l'interesse da parte delle nuove generazioni verso questo tipo di spettacoli, no? Sì, devo dire che spesso ci sono ragazzi che si avvicinano a vedere gli spettacoli e molti di questi sono rimasti affascinati. E l'unica cosa che loro spesso si fanno un po' prendere dalla tecnologia. Quindi tenerli legati a questa tradizione insomma non è semplice, però ci sono alcuni ragazzi come anche mio figlio che è molto appassionato e cercherò insomma di insegnargli a manovrare i pupi, magari di portare avanti la tradizione insieme a me e a Salvatore fino a quando se la sentirà. Bene, complimenti. Ci rivedremo quindi Salvatore Oliveri per le festività natalizie. Continuerete per le festività natalizie se non prima? Eh sì, continueremo sempre e finiti questi spettacoli ci prepareremo per le feste natalizie e speriamo bene, ma sono sicuro che il pubblico viene perché ci piacciono tanto rivedere le nostre tradizioni, rivedere come passavano il tempo e le loro ave. Certo, sarebbe bello riproporre questi spettacoli per tutto l'anno, magari ci avete pensato, comunque avete cercato di proporre all'amministrazione comunale questo tipo di continuità? Se le istituzioni mi aiuteranno, io sono del tuo parere di poterle portare tutto l'anno in scena. A quanto sembra si sta muovendo l'UNESCO, anche i miei pupi già fanno parte dell'UNESCO. Se ci daranno quel tanto che io posso portare in scena una volta magari alla settimana uno spettacolo dell'Opera dei Pupi, sarò sempre qua a cuore aperto a portare in scena l'ennesimo episodio della storia dei paladini di Francia. Abbiamo il principe da Bifante, abbiamo il principe sul partito.